Buonasera, buonasera, bentrovati alla nuova puntata del Caffè dello Sport. Tanti argomenti come sempre, in primo piano la Triestina che purtroppo ieri è stata sconfitta a Rocco dall'Unio Ripa La Fenadora ed ha bloccato questa marcia che quantomeno in casa stava andando avanti bene per quanto riguarda l'obiettivo salvezza. In bilico mister Doardo, la decisione definitiva sulla sua permanenza o dipartita dal ruolo di allenatore si deciderà nella giornata di domani, noi cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti. Basket fermo questa settimana per le Final Eight di Coppa Italia, ma naturalmente la concentrazione è tutta sull'obiettivo playoff. Landi fuori gioco sino a fine stagione, lotta a 6 per 3 posti, per quei 3 posti ancora aperti per quanto riguarda la post season. Ha vinto invece la Pallanuoto Trieste, partita importantissima per la salvezza nella massima categoria nazionale, 3-17 con il Florenzia. Coppa Italia invece finale di Coppa Italia per quanto riguarda la formazione di Pallamano che ha chiuso al 6° posto e anch'essa ora si prepara per l'importantissima sfida per la gara 1 di playoff contro il Pressano sabato a Chiarbola alle 18:30. Gli ospiti questa sera con noi per la prima volta al Caffè dello Sport, Ruggero Poli, presidente del gruppo sportivo San Giacomo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Accanto a lui torna al Caffè dello Sport Gianluca Mauro, procuratore di Alma, sponsor della Paragranista Trieste, buonasera. Buonasera. È un piacere avere con noi per la prima volta Cristian Fantina, attaccante della Triestina. Buonasera. Buonasera. Non può mancare naturalmente il mago Michele Di Mauro, il nostro punto di riferimento sul calcio e non solo. Buonasera Michele. Buonasera. In arrivo poi come sempre l'ospite per quanto riguarda la pallanuoto, c'è naturalmente la nostra Martina per lo spazio del caffè. Buonasera. Non c'è Bernardo a cui abbiamo dato il giorno libero dopo insomma, la maratona delle primarie di ieri sera. Come sempre, per dire la vostra da casa, 340 700 6567, SMS e WhatsApp, oppure i profili Facebook e Twitter di Tele4 a cui potete inviare tra l'altro anche le vostre foto. Partiamo, come detto, dalla Triestina, riviviamo le emozioni del Rocco di ieri nel servizio del nostro Bernardo Gullotta. Un po' il nervosismo, un po' l'imprecisione, un po' l'avversario, un po' la sfortuna. Un po' tutto e un po' niente in realtà, perché la Triestina ieri aveva l'obbligo di riscattare la sconfitta di Montebelluna e raccogliere punti contro l'Union Ripa La Fenadora, compagine che si attesta a metà classifica ed autrice di una partita onesta e per certi tratti molto furba per aver addormentato ed innervosito la gara a più riprese. Il primo tempo non ha riservato grandi emozioni, i padroni di casa schierati con un 4-4-2 e con il solo Giordani di fatto come terminale offensivo non riescono a pungere la retroguardia neroverde se non con qualche debole ed innocuo tentativo. Gli ospiti intravedono gli spazi giusti per potersi inserire fra le linee difensive dell'Unione, ma solo al 34esimo concretizzano mandando in gol Madiotto che con un colpo a giro spiazza il portiere Vezzani. L'Unione tenta la reazione, ma anche in questo caso è poco incisivo il forcing innescato dai ragazzi in maglia rossa. Giordani prima e Di Dionisio dopo vivacizzano il match concludendo verso la porta difesa da Scaranto, non riuscendo però a trovare il colpo giusto per pareggiare i conti. Nella ripresa Doardo cambia la squadra proponendo un assetto più offensivo, Cornacchia entra per Miani e poi Fantina per Galasso. Le sostituzioni rendono l'Unione più votata all'attacco, ma le diverse componenti già citate in apertura di servizio non producono l'effetto sperato. Eppure, nonostante tutto, l'occasione per far impennare la contesa c'è. L'arbitro vede un fallo in area e decide per il calcio di rigore. Decisione un po' inaspettata e contestata dai veneti, con tanto di tafferugli fra giocatori ed una bella esibizione teatrale del portiere ospite che con un nulla, alias una spinta leggera subita da un giocatore della Triestina, frana al suolo, neanche fosse stato colpito da Bradley Cooper con un colpo del suo M40. Ma battute a parte, il portiere Scaranto è bravo poco dopo ad ammagliare, o meglio ad intercettare, il tiro dell'avanti rosso all'abbardato e neutralizzare il rigore. Domanda per gli esperti, è stato più bravo il portiere o ha calciato male Giordani? Ma proseguiamo, perché dopo il rigore fallito l'Unione ci ha provato ancora, soprattutto nel finale, quando per doppia munizione di Peotta, e siamo al 42esimo, l'Union Ripa rimane in 10. La Triestina però non ha colpi al suo fucile e si avvia al triplice fischio con un pugno di mosche in mano. E mentre in campo c'è ancora qualcuno che ha qualcosa da ridire, i circa 700 tifosi si allontanano sconsolati. Battuta d'arresto quindi per la Triestina, Cristian, che insomma sappiamo che ci ha messo il cuore dal primo istante, dal primo allenamento con questa Triestina rinnovata dall'arrivo di Milanese. Ieri purtroppo una delusione, la squadra ce l'ha messa tutta, peccato per quel rigore, purtroppo una battuta d'arresto che blocca un po' questo cammino per la salvezza che con quelle due vittorie veramente avevate un po' svoltato. Eh sì, dispiace perché comunque vincendo ieri si faceva un bel passo in avanti
visto cosa è successo sotto, però abbiamo visto anche le immagini, non è stata una partita facile. Ecco, Cristian, ci racconti un po', oltre che le tue emozioni, quello che stai vivendo in squadra con lo spogliatoio, perché insomma abbiamo visto la tua prima partita a Rocco, le tue emozioni, quel gol sfiorato, quell'assist col palo, potremmo definirlo così. Che ambiente hai trovato? No, un ambiente sereno, devo essere onesto. Quando sono arrivato su mi hanno accettato subito nel gruppo, un bellissimo gruppo, e molto sereno da quando è arrivato Milanese. E poi la partita contro il Belluno è stata un'emozione unica. Cosa si può fare di più, Cristian? Perché insomma, abbiamo visto che comunque con i nuovi arrivi si è vista un po' la differenza, non solo dal punto di vista caratteriale, ma anche tecnico. Qui c'erano tra l'altro tre partite ravvicinatissime e non è mai facile in questi casi. No, non è facile, niente, lavorare con tranquillità e andare avanti come siamo andati con il Belluno, poi con il Monte Belluno ieri siamo stati anche un po' sfortunati. Diciamo che non siamo aiutati dalla fortuna in questo momento, ci castigano su ogni errore, poi anche il rigore, insomma è stata abbastanza sfortuna. Vuoi precisare il discorso del rigore? Perché si è scritto, si sono dette diverse cose, doveva calciare l'uno, doveva calciare l'altro, insomma, poi quando uno sbaglia se ne parla, se segnavano non, erano tutti Insomma, contenti, insomma. mettere in croce adesso Giordani mi sembra Certo. assurdo, visto il lavoro che fa Giordani ogni domenica davanti. Il discorso è che i rigoristi sono Spadari e Giordani. Spadari mi ha chiesto se me la sentivo di tirare, in quel momento io gli ho detto di no. Poi pensandoci su un po', l'avrei anche tirato, ma non me l'ha chiesto Giordani. Ho visto Giordani tranquillo dal dischetto Certo. e per me era normale, per me era giusto così. Poi Certo, giusto anche capita. succede, purtroppo il rigore è insomma il fondamentale che ti mette di fronte alla situazione più difficile, insomma. Mago, eri in stadio ieri, un peccato per i punti persi, cosa c'è da salvare, cosa c'è da aggiustare? Poi parliamo eventualmente anche di Doan. Ah, siccome io non devo niente a nessuno, specialmente nel calcio, mi sono visto il Belluno, il Fontana Fredda prima e ieri Ripa, no, non Ripa di Meana, guarda la Ripa. Ho visto, posso dire apertamente, quando ho visto la formazione venire in campo, a parte che manca Bradaschia, che è un elemento tecnico, Fantina lo sa, però ho visto una formazione un po' sbagliata. Quando hanno cominciato a giocare, posso dirlo apertamente, la partita l'ha persa l'allenatore, in pieno. Poi, non conscio di quello che ha fatto dei cambi, ha tirato via Miani per Cornacchia, che poi Miani era uno dei migliori. E poi uno sulla fascia destra. A sinistra ha messo Galasso dietro e portato Dalla Riva avanti, per non so perché. Dalla Riva è un terzino con il centrale che è Biscopo e l'altro Luca, perciò hanno fatto bene col Belluno, con tutto questo ha rivoluzionato la squadra. Ha giocato con una punta, ha buttato nella mischia un ragazzo, Leo Perfido, un ragazzo triestino del 97 che ha giocato non tanto quest'anno, poteva anche metterlo in altro ruolo, gli ha dato delle responsabilità, era parecchio tempo che non giocava, ragazzo emozionatissimo perché noi lo conosciamo da quando era giovane, piedi buoni e tutto, però in una partita quella, c'hai una squadra che ha 2 punti più di te. Hai battuto il Belluno che era quarto in classifica. Giochi con una punta e un pezzettino che poi non è punta. C'hai Fantina e Cornacchia in panchina. Non so, c'è questo qua. Io voglio dare un consiglio. Voglio dare un consiglio a Mauro Milanese, che è una bravissima persona. Ho sentito parlare anche prima, quando hai fatto la presentazione, che c'è qualcosa in aria Sì, della. devono ancora Sì. decidere sul Io futuro. vorrei tanto precisare una cosa che è molto importante. Mauro Milanese fa il direttore generale, ha dato carta bianca all'allenatore, non sa niente della formazione. Quando parlano, l'allenatore gli dice giocherà Fantina, alla domenica va là Fantina non gioca, per dire una. Perciò non è che Milanese non mette lingua, come si suol dire.
Allora, milanese, esperto, direttore sportivo, direttore tecnico, di calcio ne capisce, per fare la Serie D e anche avanti. Allora, milanese, fai l'inglese e anche rima, fai come fanno il Manchester, dai responsabilità. Allenatore, direttore tecnico, direttore sportivo, compra, vende tutto. Basta, adesso ci vuole il placet di il dottor Verni. Cioè deve allenare Mauro? Allenare, lui c'ha il preparatore atletico, c'ha il preparatore dei portieri, il massaggiatore, il fisioterapista, c'ha tutto. Si può spogliare, se vogliono il tesserino c'è anche quello in panchina che ha fatto 5 partite, 6 come allenatore con il presidente di prima. Cioè è proprio perfetto per fare questo qua, senza andare in cerca. Un allenatore ti costa. Se mandi via questo qua dovrai pagarlo anche, perciò per non pagare due, paghi mezzo questo qua, uno. Poi se io faccio una constatazione, seduto in stadio cerco sempre di stare a parte perché voglio concentrarmi sulla partita. Qualcuno davanti di me o a fianco di me parlava di questo allenatore. Lo sai, ha detto uno, lo sai che è già fatto per il prossimo anno al Fontana Fredda. Io quello che ho sentito dico, mi levo le responsabilità. Hai dato un consiglio molto chiaro, molto chiaro. Questo è il consiglio. Allora, sì. prima di passare al basket, per capire anche quella che è la situazione in prospettiva playoff, volevo di nuovo con Cristian invece vedere un attimo la classifica, no? Perché come abbiamo visto, per fortuna ci sono i tre punti, o per sfortuna ci sono i tre punti, perché chiaramente inanellando due vittorie la Triestina si era messa veramente in una posizione molto importante. Ora è di nuovo lì nella zona calda, insieme al Drò a quota 32, il Giorgione a 33, il Montebelluna e il Levico Terme a 34, il Liventina a 35, la Fenadora vincendo ieri a Rocco, forse quasi quasi, insomma, si è quasi tirata fuori dal gioco, o comunque si è messa in una posizione più comoda, quota 37. Cristian, guardando la classifica, 7 partite dal termine, cosa ti viene in mente sugli avversari diretti? Sugli avversari di ieri penso che abbiamo visto tutti come hanno giocato. Sugli avversari diretti, scusa, forse Mi sono espresso male. Bisogna far punti, perché comunque giochiamo contro... abbiamo il derby con Faicone, poi abbiamo il Drò, il Giorgione, Sacilese al 20, e qui devi far punti. Tra l'altro che poi Monfalcone, per esempio, schiera Gode a Sezubin, quindi partite non facili, no? No, assolutamente, ma neanche quella Sacilese non sarà facile, perché questi sono già retrocessi, ma... Non hanno nulla da perdere. No, anche perché penso che vengano a Rocco per giocare a viso aperto, insomma. Cioè, non è che perché sono retrocessi allora... Anche per mettersi in mostra per il prossimo anno. Esatto. Magari sai l'ingaggio dell'anno prossimo, no? Qualche giocatore vuole valorizzarsi. Può essere. Poi giochiamo con la Virtus Vecco a Verona e l'ultima ce l'abbiamo in casa con il Venezia. Quanti punti servono secondo te per, diciamo, evitare i play-out? Perché insomma è chiaro a tutti che i play-out sono poi un momento complicato, perché può succedere di tutto, no? Beh, meno gli scontri diretti li devi vincere tutti. Vincere tutti gli scontri. Assolutamente. Mago? 10. 10 punti. 3 vittorie e un pareggio. Ok. Allora, passiamo al fronte cestistico. Fermo il campionato di A2, ma è il momento chiave per fare il punto della situazione per quanto riguarda la rincorsa ai playoff. 8 le posizioni in palio per la A2 Est, 3 ancora in bilico, 6 squadre per 3 posti, tra cui Trieste. Bar Gelateria Madison, da 15 anni la natura nel gelato. 3 posti in palio, 6 squadre in lizza. È il quadro della rincorsa ai play-off a 6 giornate dal termine che vede coinvolta l'Alma Trieste. La volata parte sostanzialmente alla pari, visto che oltre ai giuliani anche Treviglio, Verona, Bologna e Ravenna sono a quota 26, con la sola Ferrara attardata di 2 punti. Fra le contendenti però un duo sembra avere un sostanziale vantaggio, il calendario favorevole. Parliamo di Verona, squadra affidata a Crespi dopo la cavalcata vincente nella scorsa regular season e poi suicida nei play-off,
che oltre a ritrovarsi in casa agli scontri con Recanati, Matera, Iesi e Chieti, può contare su un organico incomparabile rispetto alle altre. C'è poi la Fortitudo di Bonicioli, che oltre alla prossima trasferta a Ravenna affronterà il Paladozza a Treviglio, Recanati e Chieti. Insomma, due dei tre posti sembrano assegnati. Ed ecco allora che fra le altre quattro il duello chiave potrebbe essere fra Trieste e Treviglio, con lo scontro diretto che i ragazzi di Dalmasson si giocheranno in trasferta fra tre gare, che potrebbe rappresentare la chiave di volta della stagione. I biancorossi, dopo la partita difficilissima a Brescia domenica prossima, se la vedranno con Ravenna in casa, altro match clou, poi la sfida con Treviglio, doppietta casalinga con Iesi e Legnano, il bis sarebbe decisivo per la fuga, e chiusura di regular season sulla spiaggia abruzzese di Roseto. La formula dei playoff peraltro è quanto mai complicata e avara di soddisfazioni. A fronte di 16 formazioni in lizza, le migliori 8 dei gironi est e ovest, una sola promozione in A1. In conclusione poi, quanto peserà l'infortunio di Landi, fuori sino a fine stagione dopo l'intervento al menisco? È ovvio che si trattava di un giocatore fondamentale nel pacchetto lunghi, ma il mercato, sentito il GM Ghiacci, è quasi impossibile che possa regalare un sostituto. L'unico giocatore tesserabile in questo momento sarebbe un passaportato che non ha giocato in questa stagione in Italia. I nomi papabili sono meno delle dita di una mano, ma soprattutto non sono liberi e le formazioni che gli schierano al momento non hanno alcuna intenzione di lasciarli andare. Insomma, avanti così, con gli uomini a disposizione, con tanto sacrificio e tanta voglia di raggiungere il sogno playoff. Bene, allora Mauro, che ormai è diventato un esperto di basket, in azienda non si parla d'altro, mi dicono c'è stata questa pausa, c'è stato questo purtroppo infortunio, questa brutta notizia per Landi, a cui auguriamo naturalmente una prontissima guarigione. Si parlava all'inizio di menisco, forse di un recupero veloce, invece stop 2 mesi, quindi stagione finita. Però insomma c'è l'obiettivo ancora dei playoff e Trieste ha tutte le chance per potersela giocare fino alla fine. Beh, sì, allora, esperto di basket mi sembra proprio una parolona gigantesca. Sto diventando appassionato, anche perché questa squadra, comunque non solo me, ma fa appassionare tutti, anche perché l'ultima partita, insomma, 6.500 persone, io penso sia il massimo che si possa raggiungere, si può fare anche meglio, però Trieste, proprio anche in Italia, mi risulta essere stato un buon incasso. Il sogno dei playoff speriamo che continui, nel senso, purtroppo la tegola di Landi è una tegola imprevista che però in un arco di un campionato, insomma, si deve comunque anche mettere in preventivo. I giovani stanno lavorando bene, insomma siamo fiduciosi nel lavoro di Dalmasson, quindi speriamo che proseguano così. Tra l'altro poi insomma torna Nelson recuperato, che non abbiamo visto nella partita con Treviso, e la partita con Treviso penso che insomma sia stata veramente uno spot per portare sempre più gente al palazzetto, no? Perché penso che una scena del genere forse non aveva mai assistito nel palazzetto. No, io personalmente avevo seguito poco il basket prima, ma è stato un bellissimo impatto, insomma, anche perché è stato molto caloroso. Poi in realtà era una partita molto sentita da ambo le parti e abbiamo vinto noi, direi, con grandissimo merito, e non abbiamo lasciato mai il dubbio a nessuno che comunque ci potessero raggiungere. Diciamo, è stata la partita perfetta. Ecco, mentre rivediamo anche le immagini delle ultime gare interne del Palatrieste, non solo, no? Da giornalista qualche domanda però devo farla, no? Alma ha già fatto capire, insomma, chiaramente che il prossimo anno continuerà a dare una mano importante al basket, ma c'è qualche spiraglio anche per un aiuto alla Triestina? Ma allora, noi ci tengo a sottolineare una cosa, noi all'asta non parteciperemo assolutamente. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo già preso questa decisione un mese fa, riteniamo che l'attuale, mi auguro anzi più che riteniamo, che l'attuale gestione della Triestina vada in mano a chi la sta gestendo, direi, con bene adesso, per quello che io sto vedendo, anche se non seguo molto, ma anche e soprattutto per lo sforzo personale che ha fatto, intendo dire, Mauro Milanese, insomma, spero che il suo progetto vada a buon fine. Per quanto riguarda noi, insomma, se dovesse esserci Mauro Milanese, in primis perché è l'unico che conosco, poi non so chi parteciperà all'asta, insomma, se ci saranno gli estremi e se ci saranno le possibilità, perché no, noi siamo pronti, insomma, a dialogare, però resta ben inteso che noi potremo farlo solo in termini di sponsorizzazione, altri legami
No, perché ci siamo già impegnati con il basket. Per cui quindi porta aperta eventuale sponsorizzazione, ma non da proprietà. Quindi vicini a chi si sta comunque sacrificando e ci sta mettendo i soldi e la competenza, insomma, anche per provare. Sì, esatto. Soprattutto quello comunque va ammirato, e più che ammirato va comunque preso in seria considerazione anche da parte di chi bandirà l'asta, insomma. Certo. È arrivato un SMS interessante, Mago, no? Perché ne parlavamo tra l'altro prima di entrare in trasmissione, no? Un telespettatore dice: richiamate Costantini così evitate anche la penalizzazione, cioè una persona competente, professionista, per evitare tra l'altro anche la penalizzazione. Purtroppo non si può più evitare, quindi, come dire, resta valido il discorso dell'allenatore. Sul discorso della penalizzazione ormai è andato il discorso, no? Costantini, sappiamo, è un grosso personaggio, un grosso allenatore, ha dato molto a Trieste e a Triestina, e praticamente ultimamente era stato trattato anche male. Non è possibile che Costantini possa tornare momentaneamente qui. Abbiamo parlato prima appunto di Milanese, perché anche per risparmiare i soldi eventuali del nuovo allenatore. Quello che Costantini ha fatto, nel senso, non so, la richiesta di quello che avanza da tanti anni, può darsi che lui ha già mandato avanti, cioè ha aspettato tanto, perché non voleva far fallire la Triestina, non voleva i punti di penalizzazione. Adesso non so cosa succederà, comunque sono due anni e mezzo che avanza. Allora, so, Cristian, che volevi rispondere all'SMS che è arrivato prima, no? Uno diceva se resteresti anche con, eri ironico credo, con una proprietà rinnovata di Pontrelli, che al momento è tra l'altro impossibile per le regole dell'asta. Assolutamente no. Ecco, insomma, lo precisiamo, perché so che tra l'altro ci tenevi. Facciamo un blitz invece in campo atletica con Poli, qui con noi, presidente del gruppo San Giacomo. Parliamo di atleti master e di attività che, insomma, che si fa nella nostra città. C'è questa corsa importante a San Giacomo e c'è un movimento importante, insomma, di atleti over, diciamo così, no? Allora, io ringrazio intanto Tele4 per l'ospitalità. Poi noi quest'anno, l'anno scorso, abbiamo fatto i 70 anni della fondazione della società, e nell'evento abbiamo fatto una mostra in piazza Ajax, con poi un campionato regionale, e arrivati allo stadio per la prima volta. Poi io, vicino a me, ho un contorno di amici che mi danno una mano, perché da solo non potrei fare niente. Abbiamo il vicepresidente che collabora in tutto, sia finanziariamente sia anche come amore per la squadra. Quest'anno abbiamo in programma diverse manifestazioni, una importante in Piazza Unità, avremo forse per la marcia il campione del mondo e tre atleti olimpionici italiani. Quando c'è l'appuntamento? Quello è il 30 ottobre. 30 ottobre. E allo stadio arriveremo il 16 giugno. Le domande, lì faremo una gara di 10 km con arrivo dentro lo stadio, che è un avvenimento unico. Perciò arrivare dentro lo stadio Nereo Rocco per una corsa è un avvenimento. E dopo io ringrazio tutti i miei atleti che corrono per noi, che ci portano sempre dei risultati, anche se siamo dei master, però insomma nella regione facciamo il nostro. Poi certo, aumentiamo ogni anno gli atleti, perciò siamo contenti così, insomma. Gli impegni sono tanti, però andiamo avanti. Che movimento c'è a livello master a Trieste, a livello di numeri, di partecipanti? Io faccio parte anche dell'organizzazione Trofeo Trieste, e pensiamo che ogni anno girano 7.000 atleti. Sono 10 gare che facciamo col trofeo, ognuna delle società organizza un 3, e sarà un giro di 7.000-8.000 presenze. Ogni volta sono 600-700 ogni domenica quando facciamo le gare. Perciò è un grande movimento, siamo piccoli, però insomma giriamo anche noi delle belle cifre, insomma, come atleti. Tra l'altro il gruppo San Giusto una volta aveva proprio tutte le squadre, giusto, San Giacomo aveva tutte avevamo le squadre. Avevamo tutto, dal calcio al basket. Adesso purtroppo le difficoltà finanziarie sono difficili, perciò è già tanto che sopravviviamo con l'atletica, così dei master, insomma, ecco. Certo. Ecco, arrivano tanti SMS e sfrutto anche l'aiuto del Mago, perché giustamente mi dicono parlate anche del Vesna, che insomma ha fatto risultati importanti, no Mago? Tra l'altro noi nelle scorse settimane ci siamo occupati anche di altre formazioni come Costa Lunga. Mi spiace che domenica ha perso il campionato, però sono con la testa a Sanremo loro, stanno facendo gli spareggi tra le vincitrici delle coppe, diciamo, le coppe della categoria, e se tutto va bene hanno la promozione in Serie D automaticamente. Hanno vinto i primi due scontri, adesso un altro girone, poi c'è ancora un altro girone, due partite,
speriamo bene, comunque devono andare a Sanremo in settimana. Ecco Cristian, che insomma è un profondo conoscitore anche dei campionati e dei giocatori triestini, insomma c'è un movimento che quest'anno ha ottenuto grandi risultati a diversi livelli, no? Abbiamo visto il Costalunga, insomma sono tante formazioni che si fanno valere in quest'annata. Assolutamente sì, bisogna veramente fare un applauso grande al Vesna perché ha fatto una gran cosa. Io non ho un bel rapporto con i tifosi di Santa Croce. Però giustamente da sportivo. Però, no, da sportivo è giusto che sia così. Cioè, io spero che vanno a Sanremo a vincere. E poi Costalunga ormai c'è il bomber Steiner. Cosa si può dire ancora su Costalunga? E veramente abbiamo visto anche le highlights dell'ultima della gara che abbiamo visto in cui hanno vinto la Coppa, che insomma era veramente bello perché c'era anche parte dei tifosi della Triestina che insomma che in questo momento non vanno ma che di solito frequentano la curva, che andavano a sostegno anche del Costalunga, quindi c'era una bella atmosfera. Novità sui transfer, sui giocatori, per la possibilità di schierarli per la prossima partita con la Sacilese? Da quello che so, da Mauro Milanese dovrebbe per la prossima partita arrivare tutto, no? C'è la sosta, perciò mancano adesso praticamente 13 giorni e dovrebbero arrivare, insomma. Certo, anche perché insomma avere poi a disposizione tutti gli uomini è fondamentale. Cristian, tantissimi complimenti che arrivano da casa via SMS, via WhatsApp. Come ti trovi in questo ruolo, diciamo così, da guastatore del secondo tempo, no? Da uomo che entra e cerca di fare la differenza nella seconda parte di partita? Qualcuno dice perché non ti mettono dal primo minuto, ma mi sa che forse non riusciresti a dare il meglio. No, penso proprio di no, 90 minuti in questo momento no, perché comunque facevo due partite alla settimana, non è come allenarsi, e in questo momento 90 minuti farei fatica, gli ultimi 20-25 minuti magari gli spunto ce l'hai, certo, come quel Belluno, però adesso pian piano mi alleno ogni giorno e la condizione fisica c'è in questo momento, pian piano vediamo cosa si può fare. Noi speriamo di rivederti arrampicare sulla grata del Rocco, insomma, no? Perché noi, la nostra speranza, insomma, significa che arriverebbe un gol e magari anche un risultato importante. No, quello del gol anch'io lo spero, però in questo momento ci servono i 3 punti. Sei d'accordo sui 10 punti di cui parlava il mago? Ah, secondo me sì. Quindi 3 vittorie e un pareggio possono essere sufficienti. Poli, prego, che insomma è un tifosissimo. No, volevo dire che la nostra sede è in via dell'Istria 75 e tutti i venerdì è aperta per qualunque informazione del pomeriggio, dalle 18 alle 20. Benissimo. Perché stiamo organizzando anche un gruppo per andare a New York a novembre. Ah, però, dimenticavo di dire. Quindi insomma per dare anche le giuste informazioni a chi ci segue da casa. Arrivano tanti altri messaggi per Cristian. Sentiamo però l'intervista nel dopo partita di mister Edoardo, che come detto è in bilico, domani la decisione probabilmente definitiva, da quello che filtra, insomma non ci sono assolutamente né notizie ufficiali né niente altro, ma insomma radio, insomma calciomercato triestina, insomma dei nostri informatori, sembra che insomma ci sia una decisione da prendere su questo fronte. Sentiamo Edoardo nel dopo partita di ieri. Non ci vuole in questo momento, anche per il modo come è arrivata, perché l'approccio a partita oggi rispetto a mercoledì è stato migliore. Abbiamo avuto diverse palle gol, ho usato rigore, ho preso il gol su un'autorete, praticamente la palla è stata deviata di Dionisio. Squadra comunque è stata generosa, ha battuto anche tanti calci d'angolo, ha cercato di spingere, non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Si sapeva che la squadra avversaria era una squadra ostica, propensa anche un attimino alla provocazione, purtroppo è andata così. Dobbiamo rifarci subito la prossima partita in casa. Non so ancora i risultati delle altre squadre. Abbiamo cercato di giocare a specchio come loro facevano il 4-4-2 e c'era anche la necessità di dare cambio anche a qualcuno, perché 3 partite in una settimana sono tante. Cornacchia, per dire, viene da un periodo di inattività, ne aveva già giocate 3.
una dietrofila e c'era necessità appunto di dare, di rifiatare alcuni giocatori e così è stato. In effetti dal punto di vista fisico la partita è stata anche tenuta bene dalla squadra, ha avuto 60% di possesso palla più o meno, quindi la squadra ha tenuto, ha spinto, ha subito le iniziative della squadra avversaria più che altro per palloni lunghi su ripartenze, ma tutto sommato l'atteggiamento della squadra non mi è dispiaciuto, dispiace il risultato, questo fa male soprattutto in casa, anche perché sì, la squadra avversaria alla fine ha fatto due tiri in porta, adesso non ricordo benissimo, però e abbiamo sbagliato i tiri soprattutto, perché le conclusioni, lo spazio per concludere c'è stato. A parte poi il rigore, va bene che il rigore poteva riaprire la partita, dal punto di vista mio potevamo anche vincerla segnando il rigore. È andata così, dobbiamo rifarci, dobbiamo continuare, e dobbiamo anche recuperare giocatori importanti. In effetti Badaschia in questa squadra è stato un giocatore che a sua assenza si è sentita molto in queste due partite. I rigoristi sono Spadari e Giordani in questo momento qua, e dopo chi il meglio che sta lo tira. Beh, da tribuna sembrava che Giordani avesse chiesto a Fantina se volesse tirare i gol. Questo non l'ho visto. Fantina, se vede, non si è sentito tirare. Io non lo so. Ha fatto di no col capo. Ok, probabilmente Giordani e Spadari sono i due titolari. Hanno giustamente un giocatore di esperienza, avevano chiesto. Quindi, però, diciamo che loro due devono decidere in campo chi tirare dopo. Se non se la sente nessuno dei due, tirerà un altro, questo è normale. E vabbè, allora abbiamo sentito il discorso del rigore, l'abbiamo precisato qui prima, quindi insomma non c'è bisogno di approfondire ulteriormente. Mago, il mister sostanzialmente ha detto ho giocato a specchio rispetto all'avversario nella prima analisi. Ma diciamo, la partita non era bella, giustamente ha detto, loro hanno tirato due volte in porta, il portiere triestino è un bravo portiere, tra l'altro. E noi abbiamo tirato malamente, ci sono state delle azioni in contropiede anche, perché abbiamo fatto molto gioco alto, cross dalla destra e dalla sinistra. Loro avevano due centrali, che Cristian ha visto anche lui, era là, proprio forti di testa, proprio saltavano bene di testa, erano anche dei marcantoni abbastanza bravi. Perché come squadra, cioè si sono difesi, loro si sono difesi, hanno aspettato, penso che il pareggio avrebbero firmato subito. Una cosa che volevo dire, io sono abituato, magari ho giocato tanti anni in Sicilia, c'era un altro pubblico. Qui arriva un pullman di tifosi della squadra avversaria, si mette in tribuna con i tamburi, le bandiere, i clacson, gridano, offendono, e noi tutti zitti che guardiamo. C'era un povero anziano prima di me, cioè davanti a me, che bestemmiava la mamma, però l'unico, tutti subiamo. Cioè, qui dobbiamo mettere in testa per salvarsi. Questo deve diventare il Rocco, il cimitero degli elefanti, non deve passare nessuno. Quindi serve il tifo, serve il sostegno del pubblico, serve sì, una marcia in più, sì, resto male, dagli spalti. 50 persone comandano in stadio, 50, un pullman quanto è? 50. Se rivediamo tra l'altro le immagini, volevo chiedere a Cristian suo parere sull'occasione invece del rigore non dato alla Triestina, che insomma, rivedendolo dalle immagini, effettivamente sembrava abbastanza netto, mi permetto di dire, Cristian. No, abbastanza, rigore netto. Dopo quello che ha dato, non lo so, perché guardando anche le immagini su quello dato non si capisce bene. Però l'altro, Giordani, li ha messo giù a rigore netto. Certo. Tra l'altro parlavamo del discorso dell'arbitro, che forse purtroppo alle volte è anche magari intimorito dalla situazione, magari va anche in difficoltà, questo insomma purtroppo può anche succedere, però qui insomma sarebbe cambiata la partita. Loro hanno fatto, dopo il rigore sbagliato, hanno stuzzicato, tra una parola, gli avversari che sarebbero loro in campo. Qualcuno ci casca, però è stato espulso uno di loro, ma in ultimi minuti. Si sono messi bene anche qua. L'arbitro guardava. I guardialinee, un'altra cosa, la palla esce lateralmente, alza la bandiera, guarda l'arbitro se dice destra o sinistra e poi abbassa. I guardialinee costano anche tanto.
devono prendersi la responsabilità, destra e destra, fuori per me o fuori per te. No, alzano su, guardano l'arbitro, l'arbitro fa così, mettono giù così. No, no, cioè, avevamo un trio veramente... Cosa che insomma spesso si dice, no, che insomma alla categoria corrispondono anche degli arbitri, sì, che sì, insomma sì, vero, a quella però... categoria appartengono. Allora, qualche istante, un istante di pubblicità perché è arrivato il momento del caffè, quindi lo lanciamo, poi la nostra Martina lo serve ai nostri amici in studio. Al caffè dello sport, il bar Unità serve solo M-Caffè. Rieccoci in studio, il momento tradizionale del caffè. Volevo chiedere a Cristian, no, che oltre che ovviamente giocatore dalla classe sopraffina, che molti hanno detto anche qua in studio, giocatori di altissimo livello, forse avrebbe potuto fare ben altra carriera, ma volevo chiederti un'altra cosa, tu sei anche un ragazzo della curva, oltre che un giocatore, no? Uno che ha sempre vissuto la Triestina anche da tifoso. Cosa pensi di questo momento con la curva che insomma ha detto bisogna aspettare l'asta eccetera, come la vedi? Ti piacerebbe vederla comunque piena? Beh, vedere piena la furla, sì, è bello, però è anche capibile la scelta dei tifosi, visto che da 2 anni, 4 anni che abbiamo visto cosa sta succedendo. Che soffrono e ho sofferto anch'io, perché poi comunque non andavo più allo stadio perché giocavo la domenica, però la scelta mi sembra giusta. Certo, bisogna aspettare che la decisione sia definitiva, perché sono state troppe delusioni, insomma. Però giustamente dice anche, magari dalla tribuna, dall'altra parte della tifoseria, diceva il mago, giustamente serve un apporto più forte, perché effettivamente ieri in molti dicevano, insomma, i tifosi dell'Union Ripa alla Fenadora, insomma, sì, si sono fatti sentire come. Allora, un istante di pubblicità, poi torniamo anche con la pallanuoto, con la pallamano, il collegamento con l'allenatore Oveglia, tra qualche istante. Bentrovati in studio, seconda parte del caffè dello sport che come da tradizione si apre con la pallanuoto, perché i ragazzi finiscono l'allenamento e arrivano al volo da noi. Vicente Riquez, Rick Berlanga, che insomma ormai è un aficionados del caffè dello sport. Buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti. Direi che insomma possiamo avere il sorriso dopo questa vittoria contro il Florenzia, vittoria importante in chiave salvezza per la Pallanuoto Trieste e che ha dato una scossa anche in chiave classifica, no? per la vostra squadra. Sì, sì, era quello che si doveva fare, cercare di fare i punti principalmente a Firenze. Siamo riusciti, adesso dobbiamo pensare alla partita di sabato con Savona, che è importantissima per noi, per cercare di andare più avanti e fare questi 9 punti che penso io che ci vuole per essere salvi. Quindi 9 punti per la salvezza, ovvero per raggiungere quei 3 posti che garantiscono la permanenza in A1, diciamo senza play-out e senza play-off, diciamo in quella zona tranquilla, no? Sì, sarebbe senza i play-out. Quindi insomma, vediamo sulla classifica, ora vede la Pallanuoto Trieste a quota 22, Bogliasco a 23, dietro c'è il Roma Visnova a 20. Insomma, queste sono le squadre con cui ci confrontiamo più direttamente, il Savona ne ha 31, quindi diciamo è più staccato, dietro invece ci sono Siracusa 15, Lazio a 12, Florenzia a 4 e Sori a 3. Quindi insomma, classifica e avversari abbastanza definiti a questo punto della stagione. Sì, 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 giochiamo con il Bogliasco e con la Roma Visnova la nostra salvezza. Penso che di questi 3 uno dovrebbe giocare i play-out. Vicente, tu sei uno dei protagonisti della promozione dell'anno scorso, delle gioie di questo passaggio in A1, come è cambiata la squadra nel corso dell'anno, no? Perché abbiamo visto l'impatto della prima parte di stagione in questa categoria, che insomma, diciamo chiaramente, tutta un'altra cosa a livello di fisicità, di velocità, di gioco, e poi la squadra l'abbiamo vista veramente crescere, no? In quella pausa di campionato in cui avete aggiustato forse un po' il tiro. A che punto siamo? Io penso che adesso possiamo giocare la 1, perché è stato veramente troppo veloce, il campionato è iniziato prima del previsto, giustamente perché ci sarà le Olimpiadi, adesso c'è anche la qualificazione olimpica a Trieste,
Quindi è stato un campionato che prima che siamo riusciti a prendere questo ritmo di A1 ci è voluto un po'. Adesso penso che possiamo mostrare di che pasta siamo fatti. E sabato penso che è la partita da fare vedere anche ai nostri tifosi di chi pasta siamo fatti. Ecco, lasciamo l'appuntamento di sabato anche per far venire più tifosi possibile in piscina, anche se normalmente è quasi tutto esaurito sempre, no? Sì, penso che l'ottavo giocatore, il nostro pubblico, che è veramente caldo, e questo sabato ci vuole tutti lì per dare una mano alla squadra. Ecco, tra l'altro insomma tu sei anche vice capitano, quindi insomma cerchi un po' di trainare i ragazzi anche più giovani. Quest'anno è arrivato Grumi Guimaraes, che è insomma un tuo connazionale. Com'è stato l'adattamento anche di questo giocatore che ha grandissimo talento? Sì, molto bravo ragazzo, anche un bravissimo giocatore. Piano piano lui inizia a entrare nella ottica della Pallanuoto Trieste, inizia anche a dare sempre di più contributo, anche come questa partita di venerdì che ci ha fatto due assist, due rete, quindi ci ha aiutato tanto. Certo, poi tra l'altro sono tornati anche i giovani, no? Perché c'era qualche problema di infortunio, sono rientrati, hanno fatto parecchi minuti e quindi anche loro potranno dare una mano in questo finale. Sì, penso che adesso siamo tutti 100%. Certo. Allora, volevo tornare al basket, perché parlando prima con Mauro di Alma, no? Parlavamo dei play-off, di questo che, come dire, era un sogno, ma a questo punto è diventato un obiettivo, no? Perché da una parte per fare un regalo al pubblico, ma dall'altro anche perché, insomma, concretizzando, quelle partite di play-off significano incassi aggiuntivi e, come nella scorsa stagione, possono dare una mano importante anche da quel punto di vista, oltre che il discorso puramente sportivo del sogno, perché ricordiamo che 8 girone est, 8 girone ovest, in A1 ne va una sola, forse non è nemmeno tanto giusto, ma insomma queste sono le regole. Sì, beh, allora, francamente quest'anno si è partiti per la salvezza e si è arrivati in questa situazione. Francamente, oltre che per gli incassi, insomma, io spero che ci sia una bella cornice di pubblico che ci accompagni verso questa speranza, sì, che francamente potrebbe anche starci, che ce la facciamo. Poi, come è stato fino adesso, tutto è poco prevedibile. Vedremo quello che succederà, penso non da domenica, perché comunque... Con Brescia è dura. Con Brescia è dura e ci può anche stare che... ci può anche stare di perdere. Saranno le partite successive che determineranno il tutto, anche se secondo me i nostri ragazzi sono talmente carichi che a Brescia ci proveremo. Tra l'altro Mauro ha vissuto a bordo campo le emozioni anche del Paladozza, no? quella gara con il canestro di Nelson, che speriamo diventi sempre più fondamentale per questa formazione da qui a fine campionato. È vissuta tra l'altro da bordo campo, quindi una cosa che ti è, credo, rimasta impresso, forse l'emozione più, una delle più forti di questa stagione. Sì, innanzitutto speriamo, insomma, che Nelson, che ci ha fatto preoccupare per quell'infortunio che poi si è rivelato qualcosa di meno grave, sia porti l'aiuto determinante come ha portato in quella partita, che come dici tu è stata un'emozione forte, anche perché quei secondi francamente non mi ero reso conto di quello che stava succedendo, e ho visto questa palla entrare e mi sono girato verso Mario Ghiaccio e ho detto abbiamo vinto, no? E ho visto tutta la panchina che saltava. Perché è stato veramente, devo dire, un'emozione forte anche per uno che francamente non aveva mai vissuto situazioni del genere. Certo. Allora, mentre prepariamo tra l'altro anche il collegamento con Giorgio Veglia, coach della Pallamano Trieste, che ha appena giocato le finali di Coppa Italia, volevo tornare dal nostro Poli, che ci racconta un po' di questo movimento master triestino e dei prossimi appuntamenti. Lei mi raccontava tra l'altro che per i vostri eventi poi fornite le magliette, la muta completa a chi vuole avvicinarsi a queste gare. Abbiamo fatto un sacrificio quest'anno: a chi viene da noi per il primo anno viene con le scarpette, il resto diamo tutto noi, dalla tuta, borsone, le magliette. Abbiamo fatto un sacrificio proprio per invogliare la gente a venire a correre con noi. Cioè un sacrificio, sì, grande. Mago, sei pronto? Sì, pronti. Bene, bene, bene.
Bene, poi abbiamo in cantiere un libro storico che serve, quello credo che sia interessante per tutta la città di chi fa sport, perché c'è il nostro giornalista Tosque Riccardo e la grafica è la Radini Roberta. Un libro su? Sulla storia dell'atletica un po' generale di Trieste, no? Ma soprattutto San Giacomo, che poi sono passati tutti di là. Abbiamo la gente di 70 più anni che ancora sono venuti a darci i ritagli del giornale, perciò credo che sia un libro interessante un po' per tutti. Certo, ecco. Quando uscirà? Adesso stanno finendo e faremo una mostra, faremo una presentazione e avremo anche l'onore, forse il sindaco, perché ha visto dei fogli là così scritti, ha detto che è interessante. Ecco, questo è. Bene, quanto appuntamento prima? Comunque a giugno per la giugno per la prima gara, la seconda la facciamo in luglio su verso Banne, su nel bosco Memorial Codiccio, e poi questa in ottobre con questi campioni in Piazza Unità, sicuramente. Bene, allora dovremmo avere in collegamento Giorgio Veglia. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Giorgio, buonasera. Allora riprendiamo il filo del discorso anche per quanto riguarda la pallamano, dopo le emozioni dell'ultima gara casalinga, la Coppa Italia, il sesto posto, se non sbaglio, conquistato alla fine e poi la mente che torna al campionato, in particolare a questo punto già ai playoff. Ma partiamo dalla Coppa Italia, che esperienza è stata? No, è stata un'esperienza positiva, essere nelle otto più forti squadre italiane è sempre una soddisfazione. Abbiamo giocato il primo turno contro la squadra terza di serie, il Fasano, che non è ancora vinto, una partita di grande livello per i miei ragazzi, che eravamo in partita fino a due minuti e mezzo alla fine. Poi le altre due gare abbiamo un po' rallentato, anche con la testa alla fine di sabato prossimo, nell'ultima partita, perché sempre col Bressano ho tenuto abbastanza ragazzi un po' in panchina per evitare sforzi inutili. La sfida col Bressano sabato e la terza in due settimane sarà cosa divertirci. Ecco Giorgio, adesso però si riparte con la testa sui playoff, perché sono già i momenti decisivi della stagione. Sabato a Chiarbola, 18:30 se non sbaglio, il Bressano. Sempre Bressano, la storia infinita, sarà un'altra battaglia, sarà una bella pallamano, cerchiamo di prepararci. Purtroppo non so se potrò riavere sicuramente Michele, no, perché ha un amico fatto una mano destra. Spero Luca Bellomo, che ha un problema alla caviglia, di recuperarlo, però vedremo. Comunque sabato sarà una guerra e noi la vogliamo vincere assolutamente. Ecco, tra l'altro insomma con Bressano ormai insomma praticamente vi conoscete a memoria. È una guerra psicologica e di nervi ormai diventata. Però sono sicuro che sarà un'altra grande partita e questa volta in qualche maniera ce la faremo a spuntarla e recuperare i tre punti in classifica e rimettere in discussione tutta la squadra dei playoff. Ecco, spieghiamo la formula, perché anche qui insomma è abbastanza complicatina. Complicata, no? Certamente. Adesso partiamo, Bolzano a 9 punti, Bressano a 6, noi a 3 e Brix a 0. Si riparte dal capo con 6 partite, andate e ritorno tra queste squadre. La prima va alle finali e le seconde si trova in un girone dove la migliore va alle final four. Chiaramente questa partita di sabato vincerla significa insomma svoltare dal punto di vista dei playoff, quindi per questo dicevo anche fondamentale che insomma ci sia tanto pubblico. L'ultima gara 1500, speriamo ancora qualcosina di più. Ma guarda, sono stati 1500 alla fine, e ho dato quegli input in più ai miei ragazzi. Sono sicuro che sabato ne avremo altri tanti e sono sicuro che questa volta i miei ragazzi non sbaglieranno e l'ultimo secondo non prenderemo gol e porteremo i 6 punti per riaprire tutte le i playoff. Bene, allora in bocca al lupo a Giorgio Veglia per la prossima sfida, il nostro cameraman Torricella che dietro le camere in questo momento già si prepara per la sfida di sabato per fare le immagini, e l'altra volta era a bordo campo, praticamente era proprio dietro la panchina, per poi insomma rivederci lunedì, insomma qualcuno in studio però Giorgio, dai così ne parliamo dai. Più approfonditamente. Se vinciamo vengo io, va bene? Benissimo. Ciao Giorgio, grazie e buonasera. Ciao a tutti. Ciao.
Allora, io volevo tornare al calcio e volevo che il nostro Mago Di Mauro ci raccontasse, a chi non conosce Cristian Fantina, no, di questo giocatore di grande talento che adesso, insomma, praticamente ha 38 anni, giusto? Esordisce 37 ancora. 37, insomma, ancora per un po'. Finalmente, insomma, si toglie la soddisfazione di questa maglia, insomma, della Triestina, ma che, insomma, in altre categorie, in altre formazioni ha fatto vedere tutta la sua classe. Sono arrivati messaggi a raffica dei tifosi da casa, anche qualcuno dal Friuli che diceva: in Friuli Venezia Giulia uno con la sua classe nelle nostre categorie non c'è. Ma Fantina, dovrei stare un giorno per descriverlo tutto. Fantina, io sono affezionato molto a Fantina e l'ho conosciuto più giovane logicamente e l'ho visto giocare. Io ero il Ponziana e lui giocava, mi ricordo, prima col Portuale, dopo. E io, siccome ero delegato regionale degli allenatori, ho conosciuto tanti allenatori, facevamo i meeting, eccetera, a un dato momento un giorno mi telefona l'allenatore dell'Itala Gradisca, faceva la Serie D, e mi dice: senti Di Mauro, io vorrei, ho sentito parlare questo Fantina, vorrei prenderlo, pagarlo, logico, perché costava Fantina, eh. E dice: com'è? Mi ascolta, giocatore, sei fortissimo. Un po' il carattere così, un po' esuberante, tu sei bravo, comunque prendilo subito. Moretto era il reattore. Agostino. Prendilo subito, e l'ha preso. Ha giocato, dopo un paio di mesi, non so cosa è successo là, insomma, si è fermato. Io ero Rosario Gaia quella volta come direttore sportivo, non facevo più allenatore. Facciamo una squadra buona in promozione, no, in eccellenza. Avevamo vinto gli spareggi per eccellenza e Fantina era nella mente già 2 mesi prima. Ho parlato con lui doveva andare a Ponziana o a Risale, insomma, ho parlato con Gradisca e l'ho dovuto riscattare. E l'ho riscattato, è venuto da noi. Fantina, avevo due attaccanti, Fantina e Pettirosso, un altro di Muggia, che i giornalisti di Monfalcone, del Friuli, mi telefonavano: ma come hai fatto ora questa coppia, che questa è la coppia più forte del campionato, di attaccanti? Siamo andati in giro e un colpo in panchina a lui, un colpo Pettirosso, un colpo tutti e due, giocavo un centrocampista a centravanti. Ecco che mi rivolgo a quello di prima che ho parlato, Edoardo e Milanese. Io da direttore sportivo, cioè, potevo dire la mia, mi sono raffreddato un po' e dopo a mente serena, a mente fredda, perché poi l'allenatore c'ha la carta bianca, io ho fatto allenatore, anche a me sarebbe seccato, non so, ma però io accettavo un consiglio. Poi giochiamo col San Luigi, lui era stato a San Luigi un anno prima o 2 anni prima. Era andato via a San Luigi, giochiamo con San Luigi in casa, tira rigore e lo sbaglia, 2-0 per San Luigi, lui viene in campo al secondo tempo scatenato, 2-1, e nel più bello che era, nel più bello che era, l'allenatore cambia, e Fantina esce, mette un altro, ma questo è passo matto, e lui si è arrabbiato veramente, giustamente, è andato in spogliatoio. Poi noi abbiamo licenziato l'allenatore, sono andato sul lavoro a pregarlo, a dire: guarda che io le ultime 6 partite le prendo io in mano, perché non prendo un altro allenatore. Siccome sono allenatore anch'io, non ho scopo spendere quella. Gli ho pregato: vieni, e ha detto di no. Cioè, mi vuole bene, Fantina mi vuole bene veramente, perché quando ci vediamo, ci abbracciamo e tutto, però... Io mi aspettavo il finale positivo, no. Sono rimasto con la mano in bocca. No, ma non per colpa sua, no. Non sono tornato per colpa sua. Vabbè, insomma, però... insomma, anche lì, con le societarie... Però lui è... ti dico, io sono rimasto affezionato, lo seguo dappertutto, nel senso, sui giornali, qualche partita magari l'ho andato a vedere, e vedi, ha fatto... Poi è successo con Tonelotto, che Tonelotto l'ha chiamato, ti ricordi? Sì. È andato a Muggia, si è allenato, tutto, ormai lui la Triestina ce l'ha da quando era bambino, ce l'ha qua, dalla Barda. Oggi lui è l'uomo più felice del mondo nel gioco del calcio.
questo lo posso dire io perché lo conosco. Sì, sì. Tra l'altro so che Mauro Milanese, Cristian, ti ha detto: pensa se, insomma, se segni il gol della salvezza per la Triestina. E poi lui mi ha detto, sai, che tu gli hai detto: non ci ho dormito la notte con questo. Con questo. No, no, un momento fuori del Rocco, eh. già, Maglioco, sì. Già quando mi ha chiamato ero felice. Dio, se dovevi fare i gol della salvezza, forse veramente vado in curva e non torno più. Sì, ma se fai i gol della salvezza, la rete va giù, eh? Vabbè, dai, insomma, abbiamo fatto anche un po' di Amarcord. Mago, mi aspettavo un altro finale. Però. No, il finale che è rimasto nel mio cuore, è rimasto un amico, è rimasto un mio giocatore che rispetto e gli voglio bene, sono affezionato. Infatti, quando ci vediamo, ci leggiamo tutto quanto, e questo è un piacere che mi fa, perché vuol dire che ho operato bene nel passato con questi ragazzi qua. Bene, allora vediamo se mette un po' di pepe nel discorso il nostro Gabriele Lagonigro, direttore di City Sport, col suo punto settimanale. Sentiamolo. Sì, questa settimana ci siamo focalizzati soprattutto su due aspetti che riguardano la Triestina. Il primo è l'aspetto ovviamente tecnico ed è relativo alla sconfitta di ieri per 1-0, una sconfitta che si porta in dote sostanzialmente tre problematiche. La prima, che è relativa alla classifica di per sé, con l'Union Ripa che è volato a più 5 dopo la vittoria di ieri a Rocco, e purtroppo la Triestina che si ritrova di nuovo invischiata in piena zona play-out. E la seconda problematica invece deriva dalle possibili penalizzazioni che potrebbero arrivare a causa delle pendenze intraprese da alcuni giocatori, da alcuni tesserati non pagati, e questo è uno dei motivi per i quali la Triestina deve allontanarsi il più possibile dal sest'ultimo posto, perché appunto a fine campionato o anche prima della fine del campionato potrebbe essere penalizzata e quindi la classifica potrebbe essere peggiore di quella scaturita dal campo. La terza considerazione invece, che deriva dalla sconfitta di ieri contro l'Union Ripa, è sostanzialmente quella che ci porta anche all'asta di metà aprile. È naturale che una squadra invischiata nei bassi fondi della classifica e con un rischio concreto e reale di andare ai play-out e quindi anche di non salvarsi, cioè con delle difficoltà concrete sul campo, una situazione del genere rischia di essere sostanzialmente un cattivo investimento per chiunque voglia acquistare la Triestina. Pertanto è necessario, non solo per la classifica, per la salvezza sul campo, ma è necessario anche per la salvezza societaria e per fare in modo che questo investimento diventi produttivo per chi volesse comprare la società a metà aprile, è necessario appunto che la Triestina arrivi all'asta con una situazione di classifica migliore, perché altrimenti investire anche diverse centinaia di migliaia di euro su una squadra nei bassi fondi della classifica e a rischio concreto di una retrocessione probabilmente potrebbe rappresentare un pessimo investimento, un cattivo investimento per chiunque. Ecco, direi che Mago, insomma, il discorso non fa sostanzialmente una piega, perché conta sotto diversi aspetti questa salvezza, no? Sicuramente come lui è un'asta, una squadra che è mischiata nei play-out dove può succedere di tutto e non so se rischia. Comunque Milanese, io spero che noi restiamo sicuramente in Serie D, guai se no, qui c'è Fantina e io so come ci tengono anche loro, i ragazzi, tutti quanti. L'altra volta abbiamo parlato con Nicola che era qua e anche lui è tutto, diciamo, è portato proprio con la maglia, infatti dopo il gol faceva così, come dire, ce l'ho nel cuore, cioè ragazzi bravi. Io ho sempre difeso i giocatori della Triestina, tutto l'anno, anche quando c'era Pontrelli eccetera eccetera, ho sempre detto sono dei ragazzi meravigliosi, poi la società era quella che era. Io spero appunto che si salvino, però c'è questo punto di domanda, c'è questa spada di Damocle che tutto può succedere. Non succederà, perché abbiamo Fantina a fare il gol della salvezza, come ha detto, però non vogliamo neanche pensare. Noi vogliamo la squadra in D, vogliamo Milanese che la prenda col cugino australiano, il socio, e ritornare ai fasti di una volta, magari 2-3 anni di parente, prossimo anno un squadrone e così avanti. Terrestiti, eh?
Ha fatto tutto lui. No, non dipende da me. Cristian, tra l'altro questi ragazzi che sono arrivati, quelli che ancora non hanno giocato, serve il transfer, ci puoi raccontare un po' le qualità che hanno, no? Perché per alcuni si attende ancora il transfer per il tesseramento, no? Questi nuovi arrivi, che impressione ti hanno fatto? È una buona impressione, comunque sono giovani, sono ragazzi molto molto bravi. Molto quindi, bravi. Insomma, in allenamento hai visto buoni colpi, insomma, da sì, specialmente Muzzi, che è figlio di Roberto Muzzi, è molto molto bravo. Ecco, tra l'altro abbiamo avuto qui Nicola anche in studio la scorsa settimana, che è un altro che è arrivato e si è fatto subito notare anche per le sue qualità, ma anche per la sua voglia di rivalsa, no? Perché aveva un'annata difficile, quindi in campo ha voluto subito dimostrare. Volevo tornare alla pallanuoto con il nostro Enrique Sberlanga, a cui chiedo, no? Parliamo chiaramente del finale di questa stagione, della salvezza, però sempre con la testa, no, a una pallanuoto Trieste che pensa in grande, da quello che insomma ci fa capire anche il presidente Summer. È una squadra che può crescere ancora tanto, questa, che ha prospettive per il futuro magari di fare qualcosa in più nelle prossime annate? Penso di sì, penso che deve pensare sempre in grande. Ci sono tanti giovani di valore a Trieste, io penso che prima o poi la squadra diventerà sempre più andrà sempre più in alto. Anche perché insomma c'è questo sogno, no? C'è di arrivare nei piani alti della classifica. Quest'anno ci siamo confrontati contro potenze, no? Come Prorecco, come il Posillipo, poi tra l'altro con una partita di ritorno che insomma ha dimostrato proprio quanto siete cresciuti. Sì, siamo cresciuti, queste squadre ancora sono più forti di noi, ma piano piano penso che possiamo arrivare con tanto lavoro. Io penso che la società è nella strada giusta di cercare di arrivare a dove il presidente vuole arrivare. Tra l'altro giustamente dicevi ci sono le Olimpiadi e Piccardo ha ribadito più volte, soprattutto ai più giovani, no? di impegnarsi, di provare a fare il salto di qualità anche dal punto di vista fisico e magari di mettere nel mirino, nel loro obiettivo futuro, anche la nazionale. Penso di sì, penso che abbiamo dei giovani che possono giocare nella nazionale italiana tranquillamente. Io penso, dipende da loro e dalla loro voglia di cercare di allenare e ogni giorno essere pronti perché è un sport difficile e arrivare in nazionale. A questo punto ne parlavamo prima del discorso salvezza, prossima gara decisiva, ma quanti punti servono secondo te per chiudere il discorso? Per me 9 punti, dobbiamo fare 9 punti e abbiamo 2 partite a Roma, che sono contro la Visnova Roma e la Lazio, che sono difficilissime, ma prima dobbiamo pensare a Savona, che è una squadra che ha fatto 31 punti, ma possiamo cercare di prendere qualche punto contro di loro, anche perché la prima partita abbiamo perso a casa loro all'ultimo secondo. E quindi insomma è un qualcosa che insomma vi è rimasto la mano in bocca su quella partita. Ecco, poi tra l'altro insomma abbiamo avuto anche la grande occasione di vedere queste potenze della pallanuoto nella nostra piscina e proprio i confronti con queste squadre poi vi fanno crescere, no? Sì, sì, giocare sempre a alto livello ti fa crescere e io penso che stiamo crescendo, piano piano possiamo arrivare lontano. Allora, abbiamo visto prima la classifica del calcio, guardiamo un attimo invece quella del basket, della 2 Est, per dare un'occhiata a questa griglia in prospettiva playoff. C'è un bel mucchietto di squadre lì, tutta quota 26, no? Verona, Bologna, Trieste, Treviglio, Ravenna, Ferrara tardata di 2 punti, Mauro però quella lì è la lotta vera e propria per le tre posizioni, no? Abbiamo detto Bologna e Verona forse hanno qualche vantaggio di calendario, Trieste se la deve vedere con Brescia, ma insomma la partita è quanto mai aperta, probabilmente con Treviglio c'è, no, la battaglia fondamentale per l'ultima piazza, anche se abbiamo visto in questo campionato che insomma succede di tutto, no? Prima o ultima che sia, la partita è sempre aperta. Eh beh sì, la classifica insomma sembra che noi dovremmo giocarci il tutto con Treviglio, però insomma
Matera insegna, quindi sì. Speriamo che ci sia una Matera per tutti, insomma, non solo per noi, ovviamente. Però diciamo che noi ce la giocheremo comunque partita dopo partita con la grinta che abbiamo messo in quest'ultimo periodo, insomma, perché a parte la defiance di Matera e la partita che diciamo a Imola ha avuto dei risvolti un po' strani, diciamo, ecco, non è mia consuetudine parlare male degli arbitri, però diciamo che è andata così. Se la giochiamo come tutte le altre partite, non dico magari come Treviso, ma già se giochiamo come a Bologna, a noi va bene anche all'ultimo secondo di vincere le partite così, insomma. Certo, insomma, noi accettiamo tutto pur di andare avanti con questo obiettivo. Cosa ti ha colpito di più di questa squadra che hai imparato a conoscere, no? Perché c'è un giocatore, insomma, che sta affascinando tutti, che è Jordan Parks, per le sue evoluzioni, per le sue schiacciate. Tra l'altro, parlando con il GM Ghiacci, insomma, si sta facendo di tutto per tentare anche di confermare la sua posizione a Trieste. C'è un biennale, ma insomma, per cercare di trattenerlo. Ma tra gli altri, chi ti ha colpito di più in questa squadra? Io ho avuto una gran impressione da tutti i ragazzi, perché è un gruppo che francamente è molto unito ed è raro forse vederlo in una squadra. Perché ce l'ho avuto a fianco a me, vuoi perché forse la persona con cui tra virgolette ho parlato di più, ha impressionato molto Pecile, perché anche al di fuori insomma del palquet è una persona che ha mille idee, mille iniziative, sono senz'altro positive. Comunque la forza di questo gruppo parte dall'allenatore, dai suoi vice, da tutto lo staff della squadra, ma dalla coesione, di questa fortissima coesione che c'è nello spogliatoio, perché si aiutano, si rinfrancano, e quindi è questa la vera forza, no? Se pensate che con Treviso Dalmassone ha avuto, diciamo, la saggia idea di mettere un ragazzino nel quintetto base, e quel ragazzino comunque i minuti che ha giocato si è integrato perfettamente, quindi vuol dire che tutto l'assetto della squadra e la società intera, insomma, che funziona. Questa è la verità di questa squadra. Cristian, cosa significa giocare nella propria città, nella società di riferimento, no? Perché noi abbiamo la fortuna in questi anni, forse magari di non avere squadre che possono vincere i campionati in assoluto, ma abbiamo protagonisti triestini in tutti gli sport di squadra, e quindi anche un rapporto diretto con i tifosi del ragazzo cresciuto a Trieste, che magari ha fatto esperienza da altre parti, ma che poi indossa la maglia della propria città. Non è facile, però penso che sia qualcosa di unico. No, facile non è, perché comunque metti la faccia nella tua città, però è una cosa bellissima. Penso anche come Pecire, che gioca in Palazzetto, io a Rocco, cioè è una cosa veramente bella. Certo, tu tra l'altro, insomma, hai iniziato a giocare come nel basket, così nel calcio, in campetto con gli amici, no? Sì, sotto casa Appoggi Paese, perché ci conosciamo tra l'altro proprio da lì, e molto spesso poi mi dicono, insomma, sì, giocatori di basket e di calcio, giocando sull'asfalto, in spazi piccoli, magari con le porte piccole, impari a fare cose che poi magari ti servono anche da giocatore, diciamo così, vero e proprio. Sì, sicuramente. Sicuramente qualche, sì, trucco, sì. Qualche trucco di campetto poi te lo porti avanti. Ecco, Mago, qua abbiamo tutti i triestini protagonisti, insomma, a te fa brillare gli occhi, so. Abbiamo tutti i triestini, purtroppo nel calcio ne abbiamo solo pochi adesso, perché a parte Cristian c'è Crosato e questo ragazzo che ha giocato ieri. Lo perfido. Ma anche Matteo Bonin. Sì, Bonin è il portiere di riserva, però gioca con juniores, però pochi, perché su una rosa di 20 giocatori ne abbiamo 3. Che ti interrompo un attimo, un altro triestino nella pallanuoto è Aaron. È Aaron, sì, assolutamente, vabbè. Assolutamente, capitano. Giorgi. Noi, esatto. Frequentatore e amico assiduo del Caffè dello Sport. Ma non sei l'unico triestino nelle pallanuoto. No, ci sono i giovanissimi, insomma, Aaron è un po' la colonna del gruppo, no, Enrico? Sì. Anche un po', come dire, porta avanti lo spirito della triestinità, certo, del gruppo. Sì, il nostro capitano,
da tanti anni qua a Trieste, difende la sua città. È bello perché non solo Aro, ma ci sono 8-9 giocatori di Trieste. Quindi. Tra l'altro Aro forse ha fatto il gol più bello del campionato fino a questo momento del Trieste, sì. Uno dei più belli. Sì, sì. Che tra l'altro mi ricordo che un gol simile dall'altra parte della vasca lo avevi fatto tu nei playoff scorsi della promozione, una palombella da lontano di quella insomma che penso provate in allenamento comunque, sì, no? Sì, perché sì, sono sì. Colpi che sembrano incredibili, ma in realtà per voi è qualcosa comunque di provato, difficilissimo. Ma... difficile, ma ogni tanto la palla va dentro e questa è la cosa più importante. È un po' come un tiro da metà campo per il basket, per fare un paragone. Allora, andiamo allora ai prossimi impegni. Cristian, prossima gara per la Triestina, sarà una settimana insomma di allenamenti duri, c'è la sosta, no? Poi si gioca la settimana dopo, giusto? Adesso c'è la sosta e poi domenica 20. Con la Sacilese al Nereo Rocco. Ecco, lo dicevamo, no? Ultima in classifica, eccetera, eccetera, però questi non hanno niente da perdere, sono tre punti fondamentali, bisogna tirar fuori le unghie, portarle a casa e insomma in qualsiasi modo. No, bisogna vincere, bisogna assolutamente portare a casa i tre punti, se no dopo diventa dura. Certo, perché dicevamo prima questa soglia dei 10 punti fondamentale per portare a casa il risultato. Scontri diretti, Mauro da Mago da vincere? Ma i scontri diretti, Dro, Giorgione, questa Sacilese, io non voglio neanche pensare, giustamente Cristian e tutto il staff e il gruppo della Triestina vanno con i piedi di piombo, però insomma... La Sacilese ci devono essere tre punti sicuri. Quindi Mago, un mazzo di fiori per la presidente della Sacilese, che abbiamo capito, insomma, è una bella signora, e poi però in campo 2-0 per noi. Porta la Cristia prima della partita. No. Adesso parlo in triestino, che spieghi te, mia amorosa, che porti i fiori. No, non mi dico niente. Anche no. No, praticamente tre punti non si mettono in discussione. Poi i conti reti, Dro, Giorgione... E io questi 9 punti più un pareggio scavato indifferente, rubato in qualche altra squadra, e poi va a finire che l'ultima giornata il Venezia ha già vinto il campionato, non penso che verrà qua con la bava e con le unghie. Quindi dici poi, magari devi pensare che questi ragazzi che sono qui, che aspettano i transfer eccetera, saranno disponibili sicuramente già con la Sacilese. Certo, poi tra l'altro insomma vorranno anche mettersi in mostra, perché sono arrivati qui da svincolati, devono far vedere le proprie qualità e si spera che facciano qualcosa di importante. Poi la società, chi prenderà la società, spero, sono sicuro milanese, un gruppo di questi ragazzi penso che resteranno anche l'anno dopo, cioè i migliori saranno vincolati, perché ci deve partire una base, non puoi ricostruire una squadra di nuovo da zero, 20 giocatori, tre difensori, tre centrocampisti, eccetera. La base c'è, perché oggi come oggi la base c'è. Ecco, Cristian, un discorso che noi facciamo spesso, ma non si capisce mai se, diciamo, dalle parole ai fatti poi si riesce a impostarlo. La collaborazione tra la Triestina e le società del territorio, reimpostate in maniera diversa e nuova, eccetera. Come dire, si può iniziare a lavorare, qualora tutto vada a buon fine, milanese sia presidente, per finalmente con questi, diciamo, giovani dei vivai triestini creare una collaborazione vera e forte con le nostre realtà, oppure, come dire, ognuno ha i propri obiettivi, quindi è un po' difficile? Ma no, penso proprio di no, cioè, sarebbe ora una collaborazione. Poi dipende, come ha detto il Mago, dipende se fai la Serie D, se non fai la Serie D. Cioè, è un po' difficile dopo il discorso. Io vedo il settore giovanile del Trieste Calcio, non perché ho passato gli ultimi 2 anni lì, però è un signor settore giovanile. Ci sono giocatori importanti. Molto importanti, giovani molto importanti. Infatti se tu guardi le partite del Trieste Calcio ci sono molti, molto giovani. Quindi insomma c'è materiale, naturalmente poi bisogna impostare un rapporto in modo che ci siano vantaggi per tutti, no? Perché spesso le società minori hanno detto poi veniamo saccheggiati senza un ritorno, quindi deve esserci un equilibrio, no? Non c'è solo il Trieste Calcio, certo. Dico perché ero 2 anni già, una realtà che conosci, c'è il Domio, il San Luigi,
poi le altre società non conosco tanto, no, però San Giovanni, sì, che, il che problema gioca, gioca anche mio nipote a San Giovanni. Il problema è la questione è che la Triestina quest'anno ha distrutto il settore giovanile, non c'è una squadra a parte gli juniores nazionali, che poi i poveri subiscono rete da tutte le parti. Il prossimo anno, partendo dalla Serie D, volendo fare un settore giovanile, i campionati sono provinciali e sicuramente i ragazzi che sono a San Luigi, al Trieste Calcio, al San Giovanni, che fanno i regionali, devono venire qui a retrocedere. Allora giustamente Milanese, penso che sia d'accordo, deve partire con i pulcini, i piccoli amici, i pre-pulcini, cioè i ragazzini piccoli. Dalla base. Dalla base. Cioè, allora, dimmi Cristian. Scusami, adesso parlo da tifoso. Certo. La Triestina non può non avere un settore giovanile. So, però... Certo. Certo. Anche perché quella maglia va amata da quando si è piccoli, no? Cioè, è allucinante che una squadra in Serie D, però abbiamo visto cosa è successo quest'anno e come ha detto prima il mago, a questi ragazzi bisogna fare un monumento, questi che sono da luglio. Che hanno resistito. Sì, questi che sono da luglio. Io sono arrivato 2 settimane fa, ma questi sono da luglio. Cioè... Noi li abbiamo sempre lodati. Abbiamo sempre messo a parte i giocatori dal presidente e dalla società. Certo, sono ragazzi che insomma senza prendere spesso un euro sono rimasti, per mangiare. Ci hanno messo del loro, hanno resistito e insomma sono in campo per tentare di fare il massimo per salvare la categoria. In chiusura il basket, Mauro, si va a Brescia, la prossima gara dopo questa sosta. Secondo me la squadra più forte del campionato, lo dico chiaramente, più forte di quelle che le stanno avanti dal mio punto di vista a livello di organico eccetera, però... Come abbiamo detto più volte, in questa West succede di tutto e quindi insomma diamo il massimo e qualche possibilità c'è. Beh, intanto la partita giochiamola, no? Poi alla fine dei quattro tempi vediamo quello che esce. Chi lo sa, non diamo limiti a nulla, insomma. Fino a oggi noi le nostre belle partite le abbiamo fatte e vediamo cosa succede. Insomma, bisogna comunque sempre giocarla. Certo, poi in chiusura ricordiamo un sabato sportivo importante, c'è la pallanuoto alle 4 in piscina, quindi alle 16 alla piscina Bianchi la pallanuoto Trieste per una gara quanto mai importante in chiave salvezza, i playoff invece della pallamano alle 18.30 a Chiambola, quindi sarà un altro sabato importante per lo sport triestino in attesa delle altre. È tutto per questa serata del Caffè dello Sport, ci vediamo lunedì prossimo sempre su Tele4 alle 21, ciao!